il discorso su chi paga il cambiamento climatico, catastrofe, annunciato, potrebbe essere discriminante in questa visione di crescita di consapevolezza. A questo punto siamo sul piano delle mere opinioni, certo, nel senso, secondo me sì, ma anche perché una buona parte dei problemi, pensa soltanto all'elettrico e le sue alternative, rimane il fatto che il problema principale della transizione all'elettrificazione dei consumi, per come è pensata oggi dall'Unione Europea, è che non è una riduzione del fabbisogno di energia, è una diversificazione delle fonti che vanno a produrre più energia elettrica. E a quel punto, quindi, anche una buona performance economica delle rinnovabili in realtà è, dal punto di vista ecologico, negativa, nel senso che non è andata a sostituire le energie fossili, da fonti fossili, ma semplicemente vi si è aggiunta. E quindi tu hai dell'energia prodotta con molto meno impatto rispetto a quella che produci bruciando gas, carbone o alcune volte, di rado fortunatamente, petrolio, però non è che hai ridotto. Ma questo mi sfugge, però perché no? Dovrebbe essere, cioè l'indicazione è quella, poi dopo... Non è sostitutiva, no, cioè è aggiuntiva. Essere. Al momento... Loro hanno in mente, nel giro di poco, la sostituzione quasi completa della flotta circolante, attualmente per la stragrande maggioranza oggi a motore endotermico, sì, di vari tipi, con quello elettrico. Sì. E non c'è modo, no, che tu riesca a produrle e farle andare con meno energia di quella che fa andare adesso la cosa. In generale non è una politica che ti porta nel giro di 10-15 anni a una riduzione dei consumi. Ma spiegare alle persone di non avere più la macchina mi sembra complicato. No, allora, se prendiamo sul serio gli effetti ecologici e vogliamo modificare la mobilità, poniamo un problema politico di questo tipo e ragioniamo di quali soggetti te lo possono far fare bene, quali soggetti te lo possono far fare efficace, eccetera, eccetera. Sapendo che al momento noi non abbiamo la spada di Damocle immediata. Se vuoi, cioè, tant'è che proprio per la ragione del meccanismo che si autoalimenta che dicevo prima, per paradosso, oggi, nonostante dal punto di vista economico buona parte del petrolio che pigliano in Canada dalle sabbie bituminose è quasi a profitto zero, nel senso che andare a pigliare queste sabbie sempre più in profondità, perché naturalmente la parte superficiale l'hanno presa, il costo che hai per separare la sabbia dal petrolio e per raffinare quel greggio che non è quello di prima è più o meno quello che ci guadagni vendendo un barile di petrolio. Quindi spendi quello che ci guadagni vendendo. Ma perché dal punto di vista ecologico mi dici che se sostituissimo tutto l'elettrico con il... Avresti bisogno di un sacco di nucleare. Ammettiamo che tu abbia tra 15 anni sostituito la flotta circolante attuale di tot milioni di vetture con un uguale numero di vetture elettriche. Se tu compari oggi e tra 15 anni in quella situazione, hai molta meno energia da usare là che oggi. Esatto. Ma nel frattempo ci sei dovuto arrivare. Cioè, ho capito, ma c'è sì, sì, dico, però una politica pubblica di tipo ecologico in teoria dovrebbe soddisfare il requisito dell'urgenza. Cioè, se tu mi dicessi, io ti faccio una politica a favore dell'elettrico, a partire dal fatto che se oggi abbiamo 10 milioni di vetture, dobbiamo fare che in 5 tutte le 10 con l'endotermico non ci sono più, e poi ne avrai 5 milioni da distribuire in un certo modo, ti ripeto, in tutti i centri urbani dovrebbe essere che lì, poi dopo c'è un grosso dibattito nel mondo dell'ecologia politica su autoritarismo, si fa, cioè, non so come c'entriamo, esatto, ma che i centri urbani dovrebbero essere sostanzialmente molto battuti dal servizio pubblico elettrico, come dire, e con la macchina utilizzabile solo in estrema ratio. Ripeto, no, se cioè, ci sta lavorando, no? Berlino, Parigi, Amsterdam, ci sono, sì. Ma io sto pensando che se quello che tu stai dicendo è proprio vero, noi avremo la fine del mondo tra 100 anni, perché non riusciremo a realizzare le cose che dici. Fine dell'umanità, no? Sì. Sì, il mondo esatto. Tra l'altro sono d'accordo anche con questo, cioè è un problema dell'umano, però io non vedo nell'immediato o anche nei prossimi 10 anni la capacità dell'umanità, compresi i consumatori, di immaginare uno stile di vita in cui per esempio tutti non hanno la macchina. Bisogna imparare a vivere bene con meno, cioè ridurre i consumi, non soltanto di giorni. Ma tu, io per esempio la macchina non la uso mai, ma perché stavo parlando di adesso per esempio una dimensione di decrescita. La criticità è che il nemico che abbiamo davanti, cioè il cambiamento climatico, è un nemico estremamente subdolo, perché uno agisce su un periodo di tempo lungo, cioè se fosse qualcosa che succede in
un mese siamo tutti agitati, non c'è, no, cioè un mese siamo tutti morti, cominciamo a vedere morire la gente per le strade, scatta un meccanismo, un meccanismo d'urgenza, COVID, ma penso a una pestilenza che permetteva di fare dei cambiamenti sociali radicali, come anche il COVID, in pochissimo tempo per l'urgenza, ma viene a mancare questa urgenza. E la seconda è un pochino più, diciamo, tecnica, cioè soprattutto nelle zone ricche, che sono poi quelle che hanno più potere economico, politico, eccetera. Il cambiamento climatico si presenta in modo diverso, cioè c'è stata l'alluvione in Emilia. Nel Vercellese la coltivazione del riso è in grande crisi per la siccità. Poi vai in Liguria e c'è la mareggiata, ma la mareggiata ha colpito quelle zone della Liguria, però in Emilia la mareggiata non c'è stata. Quindi il modo in cui si manifesta è talmente diverso che poi ognuno dice sì, magari il cambiamento climatico, ma non c'è un movimento collettivo che dice cavolo, ci sta colpendo tutti allo stesso modo e in quel senso, adesso non voglio appunto ricadere in una visione marxista, ma non c'è una visione di classe, in cui, cioè, la classe operaia, quando c'era la classe operaia, vivevano tutti in fabbrica, grandi masse, lo stesso disagio, esatto. E a quel punto decidono di intervenire subito con metodi riformisti, con metodi rivoluzionari per una crescita sociale. Nel momento in cui è stata disgregata in tante microclassi, in tanti microgruppi, la capacità di intervento è venuta meno, perché ognuno aveva delle esigenze diverse. E quindi le problematiche sono talmente frammentate che diventa difficile avere una risposta diversa. Sì, sono disposto ad assumermi, a fare dei sacrifici, a rinunciare all'auto, perché manca una percezione, anche proprio una percezione collettiva. Allora, quando vedi che ti capita nel tuo intorno, allora prendi una consapevolezza diversa. Ma perché noi parliamo di cambiamento climatico globale, ma quello che noi percepiamo non è globale, è molto locale. E quindi uno dice, si parla del globale, però poi è vero che è globale. Se non fai un'analisi molto approfondita e non metti insieme tutti i pezzi, non lo percepisci come globale. Solo una cosa su... a questo proposito, perché comprendo dove viene il tipo di analisi che proponi, però poi se vai a vedere ad esempio indicatori abbastanza importanti che sono, che ne so, quanto si spende per refrigerare le fabbriche e i siti produttivi d'estate per l'aumento delle temperature della dinamica europea e non è soltanto italiana. E lì ti accorgi che in realtà poi comunque un po' questa dimensione di classe riemerge. Qua a Torino, che sono stati, nel torinese sono stati i primi scioperi climatici non studenteschi ma operai del 22, in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno detto va bene, noi non lavoriamo più perché il refrigeratore va sulle macchine, non va su di noi, ci sono 47 gradi qua percepiti, come la mettiamo? E quindi secondo me in realtà, in maniera che ancora io personalmente almeno non capisco fino in fondo, a me pare che un pochino il cambiamento climatico stia riponendo una dimensione di classe che naturalmente prescinde dalla questione classe operaia, nel senso, però non la metterei come qualcosa che è finita come storia, che si stia rimescolando, invece sicuramente sì. E comunque solo per precisare rispetto alla questione di crescita o meno, io non ho antipatia per il termine, ma volevo soltanto dire che in generale l'elettrico, come altre innovazioni tecnologiche, secondo me sono molto promettenti se messe all'interno di un obiettivo che comunque è di riduzione per quanto riguarda l'energia del fabbisogno e per quanto riguarda il cambiamento climatico di riduzione della CO2 equivalente, anche perché davvero c'è comunque una tendenza ad avere un po' quel tipo di mood catastrofista, no? Quindi sostanzialmente dice va bene, poiché abbiamo messo in fila dei problemi grossi, o risolvi tutto o niente. Ma in realtà non è così, cioè per dire, non è che dobbiamo decidere passare da usare troppo l'auto a non usare più l'auto, cioè, tendenzialmente ci possono essere limitazioni ragionevoli e tenete peraltro conto che ci sono tutta una serie di studi che in assenza di soggettivazione poi fanno arrabbiare le persone nel modo in cui dicevamo prima, ma che però ci danno delle indicazioni, ad esempio, anche se ci fosse un razionamento dell'elettricità. Ora adesso io non so che rapporto avete voi con l'inviarsi foto e documenti via WhatsApp, io sono assolutamente malato di questa cosa qua, però è qualcosa che non va. Cioè, se collettivamente ci mettiamo d'accordo, decidiamo che, posso... che basta. Sì, cioè come dire che d'accordo. Io alle mie bambine gli faccio una foto al giorno. L'ho pensato più di una volta. No, cioè, perché se no ne faccio 500, che poi tra l'altro si entrano i paradossi del tempo, e quindi tu gliene hai fatte 100 ma non hai il tempo per paragonarle e scegliere quella che tieni e quindi la scegli a caso, come se ne avessi fatta una. Sì, volevo chiederti che cosa pensi invece riguardo al discorso della fusione nucleare, dunque se puoi in un certo qual senso risolvere
il problema. Non ho l'esperienza sufficiente, quindi ti dico che le persone che mi sono sembrate più serie sulla questione nucleare la ponevano evidentemente come una tecnologia che, se ci fosse, risolverebbe molti problemi, ovviamente, che è abbastanza di là da venire, quindi non è qualcosa che è probabile che ci sia nei prossimi 25-50 anni, ma che potrebbe arrivare. E l'unica risposta che però si sposta dal lato tecnologico, che rientra più nel, come dire, dentro un campo che governo meglio, quindi poi che metto la discussione, è che comunque alla fine, secondo me, il problema che l'ecologia ci pone non è un problema tecnologico, cioè è un problema di come decidiamo collettivamente cosa vale la pena di fare dentro una situazione in cui, comunque sia, anche limitandoci profondamente, avremmo a disposizione molta più energia e molte più possibilità che tre generazioni fa. È politico, non è tecnologico. Secondo me sì. Non è che la società in cui viviamo adesso abbia solo quel problema lì. Cioè, immaginiamoci che ci sia la fusione nucleare, quindi non abbiamo più l'inquinamento e non abbiamo più problemi di energia, possiamo andare, eccetera. Comunque sia, tu quanto tempo passi in fila in macchina se devi andarci al lavoro nelle ore di punta? Per chi lo fa giornalmente, e naturalmente non ha alternative perché sennò la batterebbe, cioè è chiaro che c'è una dimensione di desiderabilità che incastra il problema ecologico su un problema più generale, che è come si vive bene in una situazione in cui effettivamente comunque per noi è strana porcela, perché siamo una fetta di umanità che nel tempo è davvero irridottissima, comunque ha un eccesso di capacità produttiva sia di energia che di cose.